Sua maestà Re Peperoncino dà inizio a questo bel festino e ve lo dice con tutto il cuore: peperoncinizziamoci a Camaiore! Rigogliosi e profumatissimi peperoncini hanno adornato per 2 giorni le vie del centro storico di Camaiore. Il frutto piccante per eccellenza ha confermato anche quest'anno il suo appeal. Sono stati tantissimi i visitatori che in questo weekend di bel tempo hanno passeggiato tra gli stand, incuriositi dalle oltre 100 varietà esposte, come da tradizione, in piazza San Bernardino. Questo peperoncino si chiama Erotico ed è stato uno dei primi ibridi creati dal professor Massimo Biagi, che è venuto a mancare 3 anni fa, ma è quello da cui nasce tutta questa mostra. Vorrei ricordare che come collezione Biagi Carmazzi 2 mesi fa abbiamo fatto a Viareggio il record del mondo, abbiamo esposto 1133 varietà diverse di peperoncino, sono venuti anche come giudici dalla Cina per dare una validità a questo record. Ricco il programma di show cooking di questa 12ª edizione, presentato da Andrea Montaresi, con prodotti rigorosamente locali promossi grazie al progetto Agenda del Cibo, i sapori di Camaiore. Nel pomeriggio di domenica la premiazione del personaggio PIC, quest'anno dedicato ai bambini e alle famiglie. È mago gentile, prestigiatore e intrattenitore televisivo, protagonista di diversi programmi come lo Zecchino d'Oro e Paperissima. Quindi io devo a Cino Tortorella moltissimo e anche questo legame con il peperoncino. Sono già stato appunto al Festival a Diamante parecchie volte, anche quest'estate. Ritorno qui a Camaiore dove sono stato nel 2014, poiché veniva premiato Silvan, che è un altro caro amico. È un vero onore essere personaggio PIC di quest'anno. Nel centro di Camaiore anche numerosi espositori dalla Calabria, in virtù del prezioso gemellaggio con Diamante e con l'Accademia del Peperoncino presieduta da Enzo Monaco. Devo dire che il merito non è mio, probabilmente non è nemmeno di Camaiore, ma è del peperoncino. Bisogna ricordare infatti che il peperoncino, dopo il sale marino, è l'alimento più consumato al mondo. A Camaiore poi siamo ormai alla 12ª edizione, c'è una realtà gastronomica importante, non solo a Camaiore ma in tutta la Toscana, e quindi il peperoncino è a casa sua, si sente bene e le cose vanno sempre meglio e sempre alla grande.